Ultima gara dell'anno per l'Aquila che davanti a 1500 spettatori ospita l'Ortona in cerca di punti per un piazzamento play-out. Mentalità vincente per i rossoblù che non lasciano nulla agli avversari, soprattutto nella ripresa. Il trainer di casa Epifani si affida al 4-2-3-1. In mezzo il duo Mantini di Norcia è chiamato a gestire i palloni caldi. In prima linea va Santirocco. Scipioni, capitano, opera di fianco a Cassese. Sul fronte Ortona, Milizia è l'epicentro del gioco. Dragani, collante tra centrocampo e attacco. Attimi di commozione prima del fischio d'inizio. L'Aquila 1927, di concerto con l'amministrazione comunale, ha voluto omaggiare la memoria dell'indimenticato Giampaolo Rossi, capitano e bandiera aquilana, il rossoblù dal 63 al 79, intitolandogli la tribuna dello stadio Gran Sasso. Secondo, Rodriguez, portavoce del comitato d'accoglienza Ortona, botta dalla distanza, Barbagallo c'è. Minuto 5, risponde l'Aquila. Rei è tarantolato, sinistro, ma non va. 17esimo, siamo dall'altra parte. D'Alonso senza timore, Barbagallo non trema. Sansovini alza la voce, l'Ortona lo ascolta. 35esimo, Ligoschi viene giù, stoccata, sfera che fischia vicino al palo. Minuto 40, si accende l'Aquila. Marchionni illumina per Santirocco, che apre il libro delle belle giocate e ci mette la prefazione. La traversa suona come una salvezza per Pelusi. Le immagini di Marco Cercone De Lucia ci portano nella ripresa. Terzo è subito l'Aquila. Carbonelli si mette in proprio, ne sdraia due con la suola. Destro, Pelusi disinnesca. Ancora rossoblù. Minuto 8, Rei apre il fuoco, rammendo Pelusi. Il countdown per l'1-0 termina al minuto 12. Abbinamento luccicante, Sorrini, Santirocco, Carbonelli. Il primo offre, il secondo appoggia e il terzo lucida la stecca e manda in buca d'angolo. 1-0. Padrone di casa Sazzi? Ma che? 15esimo, Marchionni a giro, fuori. Se Spielberg avesse conosciuto Massetti, lo avrebbe scritturato per il film Prova a prendermi. 24esimo, il numero 27 inserisce le marce alte. Cioccolatino per Alessandro, che con una calma da yoga fa 2-0. 43esimo, reazione Ortona. Il tiro cross di Lanza trova attento Barbagallo. È questa l'ultima emozione del match. Per l'Aquila ora un po' di riposo, poi sarà tempo di programmare la prossima stagione in Serie D. Lavoro non finito, invece, per l'Ortona. La permanenza in eccellenza il 30 aprile passerà attraverso il playout contro il Castelnuovo.